Gino, scusami, ma sta cosa radicata al quadraro, visto che il cinema ormai ha cambiato un po', diciamo, prima era più una famiglia e tutto quanto, ma adesso tutto sul consumismo, no? Perché sei rimasto sempre qui, sta Sì, tradizione perché qui è rimasto dalle quale a 50 anni fa, perché da me vengono quelli che sono rimasti, chi è morto, chi è vecchio, tutti da me Invece vengono. qui ancora certi C'è valori ancora, della borgata ci che poi sono i valori, c'è ancora il valore della comunicazione, che oggi la gente non parla più, invece da me si parla, i problemi, mi telefono, sai, c'è questo problema. E questo è il rapporto umano che oggi non c'è più. Sai che cosa ho notato? Che certi artisti, non facciamo nomi, vengono qui perché qui possono parlare tranquillamente, nel senso Anche. se vogliono sfogare bene, perché sanno che non ci sono interessi, No, no, qui perché sta. nell'ambito loro, sai, visto invidia, cose. No, mi fa piacere questa cosa. Questo è così, tu vai attualmente, cioè, vengono da ancora tanti qua, ti ricordi, tu sei stato molto amico anche di Nino Terzo, ti ricordi, Certo, che è è morto, grande grande, grande. Robertino è nato al Quadraro, Robertino grande cantante, la più bella voce del mondo, e lui se, quando sta a Roma, se non viene da me si sente male, abbiamo questo tipo di rapporto, mica solo con lui, con tanti Poi artisti, mi ricordo Franco Nero, Franco insomma, Nero, Monica Franco Vitti, Franchi, Franco Ingrassia, Monica Franchi. Vitti, Roberto Russo, Paolo Gallini, Nino Manfredi. Alberto Sordi, Alberto Sordi mi poi ricordo era, questo. Alberto Sordi proprio era uno dei più forti. Ma tu gli andavi a fare la Sì, barba a casa però sua, mi ricordo, sì, si sì, faceva barba. E perché capelli. l'ho incontrato alla De Laurentiis, ancora mi ricordo. E mi ricordo una battuta sua. Dice, io perché mi è sempre piaciuto mangiare, no? Perché sono romano, mi piace mangiare. Mi disse, Esatto. oggi mi fa male lo stomaco, ma dice, ma vabbè, allora mi fate un riso, tu mangi dei riso, ho detto, oggi mi faccio quattro involtini con una fettuccina. Dico, ce l'hai nel cielo, ho detto. E beh, per me era una cosa che c'era, gli piaceva molto mangiare per tutto. Era un. Perché si serviva pure da mio cognato che c'ha la macelleria a Via Gaglia e lui c'ha a casa e prende sempre la carne da lui, no? E poi era molto innamorato Robertino Alberto Sordi, sai, Alberto Sì, Sordi, questa è la sua. Alberto, ti dico un aneddoto, diciamo, lui quando stava in Danimarca, quando Robertino era un grande, lei un bambino, no? E lui era invece ai principianti, ai primi film di regia che faceva lui. E vede tutti questi manifesti di sto ragazzino, da Roberto, ma chi è questo? Chi è questo? Guarda, l'ha incontrato sul treno, sto bambino spaurito, eccetera. E da lì ha sempre innamorato questa voce angelica che c'era sto ragazzo, ha sempre seguito, capito? Perché Alberto Sordi piaceva cantare, capito? Lui c'ha la voce baritonale, ormai c'ha la voce, diciamo, gli piaceva molto cantare, piaceva. E si è innamorato della voce di Robertino. Che è? Insomma, sto quadrato io ho visto è molto, molto, c'è sta un po' di tutto, Beh, eh? Ci stanno extracomunitari, adesso è multietnico, artisti, operai, è pieno, però lavoratori, sai che c'è del bene attori, no, adesso? tutto. Al Quadraro si dorme bene, che una volta invece non si dormiva bene, capito il discorso? Adesso a me fanno ridere questi, vengono qua, dicono, stiamo dentro una stanza in 20, ma guarda noi 40 anni fa stavamo 40 dentro la stanza, c'avevamo il bagno all'aperto, e che ne sanno questi qua, quello abbiamo sofferto, andiamo La curiosità, ma avanti. il futuro tuo, come lo vedi? Futuro mio, io ormai sto. Siamo Lo fatti sai, artisti, come fanno, no? la vita. La vita è un semicerchio, no? Allora io ho fatto così, mo sto qua e vedo così, capito? Allora sono campana, capito? Cerco da mantenermi. Poi quello che vuole il Paese Eterno è come qua, non è che scappo. Questa la dedichiamo agli innamorati, eh? Senti un po', bella mia, proprio a te che cercavo stasera. Dimmi un po', volevo contare tutte le volte che t'ho lassato? Poi una sera ti sei alzata, hai detto basta e te ne sei andata, brava. Sei stata brava. Ammazzateo. Ti smuovi una cannonata, hai detto basta e te ne sei andata, ammazzateo. È passata una mezza giornata per scordarti del suo grande amore, ammazzati.
le promesse e tutti quei baci dati a mille sotto i portoni a massa di ti è passata una mezza giornata, ha detto basta e te ne sei andata, sei stata brava. E così, dopo un po', che sto qui per cercare di capire, pare bene che è finita, t'è passata una serata, sei stata brava vecchia sola, ammazzate oh. Non te smuove una cannonata, hai detto basta, te ne sei andata, ammazzate oh. T'è passata una mezza giornata per scordarti del suo grande amore, ammazzate oh. Le promesse e tutti quei baci dati a mille sotto i portoni, ammazzate oh. Pare bene che è finita, t'è passata una serata, sei stata brava. La 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 ammazzate oh. La 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 ammazzate oh. La 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 ti na 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 ammazza te na 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 ti na 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 ammazza te vecchia sola. Ai tempi miei, quando finiva la scuola, tutti i genitori mandavano i figli a fare il ragazzino della bottega. Chi è che da bambino della mia non ha spazzolato, diceva le spalle a gente, ragazzo spazzola. Prima era così, e li levavano a mezza strada. Adesso sì. Questa cultura non c'è più. Che c'è, che te pare io da far barbiere, il fabbro, il falegname, il meccanico, no, è sbagliato. Già c'avevano un posto, perché oggi il posto fisso non c'è sta più, l'avevo solo dalla testa. Gino, scusa, una curiosità mia, no? Ho visto che sono anni che tu stai qui, mi pare... che so, tre generazioni da tuo padre. Più o meno, come stai? Sarà anche, la quarta. Anche come cliente, mio padre, io e mio figlio, no? Ma visto che io avevo 6-7 anni, no? Mi piacerebbe adesso che sono grande sapere lo spirito del Quadraro, com'era fatto, con dove stavi, come funzionava. Perché io mi ricordo, veniva Robertino qui, sì, sì. C'erano persone, dove chiudevi in mezza serranda. L'epoca andava molto di moda, sai, nell'inizio. Ma io te parlo molto prima. Dunque io dal 47 che sto qua, nel 55 è morto mio padre e mi ha lasciato il negozio. Io studiavo, ero pure bravo nello studio. E prima qui, come ti ripeto, era tutta una famiglia. Tant'è vero, nel mio negozio se ne radunavano un sacco di amici, eccetera, e facevamo gli spaghetti. Mi ricordo c'avevo un fornelletto piccoletto a corrente. Poi ha preso una latta di conserva, che una volta non c'era il pomodoro come adesso, c'era la conserva, ho tagliato, ho fatto come una pila, ci mettevamo gli spaghetti e mangiavamo, e parlavamo del più del meno, sognavamo qua, là, sotto, sai quando sei ragazzo sogni, no? La più bella cosa è sognare. E poi che è successo? Dopo 4-5 mesi del 55, non mi ricordo, nel 55 c'è fu una chiamata da Germania, che chiedeva operai edili. E io in termine di mezz'ora ho perso 400 amici. Perché sono morti? No, sono tutti in Germania a lavorare, tutti qua. E io a piangere come un bambino, dice, ma che faccio? Mi è rimasto il fornelletto, la cosa, cominciava a piangere, proprio dalla disperazione, ma che faccio? Allora mi disse uno, vieni pure te su, che lì, barbieri, però come vivevano su, dico, meglio che sto qua, poi c'avevo mia madre, mio fratello, e allora sono costretto a stare qua. Che poi nel 56, mi ricordo, la fame anche nel 56, ci fu la neve a Roma. E tutti quanti che abbiamo fatto, a parte se faceva anche comparsa al cinema, a tutti a spalare la neve. Mi ricordo presi sui 1500 lire, che era una cifra. Siamo andati avanti una mesata, hai capito, all'epoca.
Prima era così, poi qui mi ricordo a Via dei Quintili, questa via qua, non si chiamava Via dei Quintili, ma si chiamava Via Centrale. Oh, in questa strada la domenica era zeppa piena di gente, tu immagini che faceva 80.000 abitanti al quadrato, una cosa del genere, era, perché non è come adesso una stanza, doppio bagno, in realtà una stanza c'era, casa dormitorio, no, una stanza c'era 20 persone, c'era, era così, poi si andava al bagno a cielo aperto, non è come c'è il bagno, a doccia, guarda, vanno mai, per dire, no, prima era così purtroppo, e questa era la via centrale dove la domenica c'era un via vai di persone, si conoscevamo, parlavamo, chiamata volgarmente detto la via dello struscio, la chiamata, una cosa volgarmente detta, questo era il quadrato di tanti anni fa, però c'era del bello che c'era un grosso rapporto umano che oggi non c'è più, quando sta male la persona e tutti accorrevano a soccorrere, e c'era, se qualcuno non c'aveva da mangiare se lo levano dalla bocca, da, prima era così purtroppo. Ecco perché io sono rimasto, sono cresciuto con questo, diciamo, sì, sono così, sono come ero da bambino, sono rimasto qua. Oppure perché se cambiavi strada oggi a quest'ora stavi al centro di Roma, ma no, al centro, perché io c'ho avuto delle occasioni che poca gente c'ha, e purtroppo sono rimasto radicato qua appunto per questo rapporto umano che ancora esiste da me, tant'è che a me nelle feste, Natale, Capodanno, Pasqua si riempie di gente del quadrato, venuti a respirare l'aria del quadrato, perché il quadrato, tranne questi quattro palazzi, è rimasto come era 50 anni fa, capito? Non è che ha cambiato, davvero, almeno di... Allora molta gente ritorna qua per ricordarsi, ti ricordi, dice, abitava sulla meglio, lì c'è sta ribalta, lì c'era qua, lì c'era... Qui, per esempio, qua davanti c'era un barbiardi, che chiamava il bar della Cortellata. Qui come li tiravano, boh, si infilavano. Tempo di trasferire, del più. Poi qui a Quadraro c'erano quasi 8-10 osterie, dove c'era la mescia del vino. Che una volta l'unico sfogo era che si imbriacavano, vedi, tutti barcollavano a casa. Poi ti ricordo un'altra cosa, e qui c'erano quelli che portavano la carce, il coso, il cemento, eccetera, no? Le famose barossette, che facevano? Si imbriacavano, cominciavano a fare la corsa da dove stava la Croce fino a casa, erano in due, più fai quelli che non si uno vede, no? Che è uno di questi qua, il cavallo, c'è il vizio del vino, il cavallo. Allora come arrivava, davanti all'osteria, boh, sto cavallo si fermava. Riconosceva l'odore del vino. Stava a scena che la coccolina che dava il vino. Allora, e risate. Ma c'era un sacco di personaggi, prima ogni persona era un personaggio. Più.